Angela Palamone, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale. Oggi in Regione, su iniziativa del Partito Democratico, si parla di alunni disabili e scuola. Com'è la situazione in Toscana per quanto riguarda l'accoglienza degli studenti disabili? Direi abbastanza buona. È vero che gli alunni disabili sono aumentati nell'ultimo anno e l'organico è rimasto quello, ma noi con uno sforzo congiunto, Ufficio Scolastico Regionale e Regione, abbiamo messo in piedi un progetto per l'integrazione, per l'inclusione della scuola intesa come comunità educante. Quindi in una scuola in cui mettiamo insieme tutte le risorse, sia docenti curricolari, docenti di sostegno, intorno a un unico progetto di inclusione per l'alunno portatore di handicap. Qui, e contrariamente alle aspettative, le scuole hanno aderito quasi in massa, direi, tant'è che le risorse non ci sono bastate e quindi non riusciamo a finanziarli tutti, però vediamo ora congiuntamente di trovare altre risorse.